Buonasera a tutti, siamo pronti, nuova mappa. Raga, ma la mappa è già così è grande, raga. Croccante, Tanto kill aumentato, Il gameplay è da PlayStation, Sì. Nella metro c'è Verdusk, ragazzi. Nella metro c'è Verdusk. Urca troia. Mazza che bella però, raga. Qua già c'è la nebbiolina però, Mi sembra qua, ragazzi, hanno confermato che allora non ci saranno più i bot nelle fortezze. Nelle fortezze non ci saranno più i bot, ma nel sito segreto, quello là più grande di tutti, sì, ok? Poi le fortezze saranno disponibili sempre, quindi sono sempre attive le fortezze da inizio partita. La cosa figa è che non spariscono mai, ma possiamo riconquistarle, quindi riconquistando la fortezza, lo UAV della fortezza diventa non più degli avversari, ma nostro. E quindi si può riconquistare le fortezze degli altri, quindi puoi entrare e riconquistarla e farla tua e per rendere il loadout. Lì non ci sono i bot. È difficile. Dentro, raga, ho visto certe cose, ho fatti troppo bene. Io non capisco se qua c'è già la nebbia oppure no. Beh, è difficile dentro, ragazzo. La safe com'è? Com'è la safe qua? Aspetta un po'. Il sole non mi fa impazzire però, Non so se è il video, ma... No, secondo me c'ha la luminosità alta da lui, perché altri video non l'ho vista così potente però, Altri video non l'ho visto così potente. Il sole era molto più spento. Dopo vi faccio vedere un altro video. Questo è Verdusk, raga. Cioè, questa camera. Questo qua ti ricorda un po'. Ricorda un po' Verdusk, questo qua, Che è downtown, no? Downtown, ragazzi. 100 kill aumentato di 50 HP. 70 player. Io del movement non ho visto niente, raga, quindi non so dirvi. Perché c'è chi dice che il movement hanno cambiato, c'è chi dice no. Per me, secondo me no. Devo vedere patch note. Raga, ma è grossa, Ma è grossa, cazzo. Questa qua, Ashika, la cancella totalmente. Ashika Island, cancellata da Warzone. Il fatto di questa mappa è che non è tanto quanto è grande la mappa, ma è che è piena di roba. Museo? Ok, le zipline ci stanno da subito. Questa Battle Royale potrebbe essere una svolta. Sapete perché? Allora, 70 player non sono troppi senza la IA, quindi laggare meno, i server più stabili e ottimizzazioni superiori. Magari non 100 player, 70 tipo Apex fanno 70-80 player. E potrebbe essere magari... Cioè io preferisco avere 70-80 player in partita, sempre stile Battle Royale, ok? Che 150 che il gioco va male. Anche se adesso non va male comunque, A parte l'ultima settimana che è sempre la merda, non si sa per quale motivo il gioco. Però se le mappe le fanno uscire così ogni 3 mesi, me la accollerei. Se ogni 3 mesi fanno uscire una mappa nuova, cioè guarda che roba, è fighissima. Cioè cazzo, questo è moderno. Questo significa essere, cioè, mappa moderna. Vediamo sta parte del mamma, ma questa è invisibile, raga. Questa qui invisibile era, Era invisibile a occhio umano, Vabbè, no, si vedeva. Hanno messo il meteo dinamico su sta mappa. Praticamente ogni tot potrebbe arrivare la nebbia. La nebbia dalla brina dei canali. Comunque, tutta sta acqua non è che la sto a vedere, Minchia, gli edifici sono bellissimi comunque dentro, Dentro gli edifici sono veramente fighi. Molto figo, raga. Ma belli sti fight sui tetti così, La safe mi piace di sto colore, lo sai? Ah, vedi che qua i colori sono diversi, però. Vedi che qua i colori sono diversi da quelli dei swag. Minchia, raga, ma è bella la mappa, È fighissimo, I canali me li pensavo peggio, in realtà. Che cazzo d'arma è, Cazzo storto. Ma come cazzo parla? Pare un traduttore. Minchia, raga, il sole però non è bello, fighissimo quel coso. Che cazzo è? Quindi è una barca che va in giro con uno shop nei canali e puoi restare. Bella sta l'arma nuova, L'arma nuova sembra figa, La mappa bisogna impararla tanto, perché secondo me diventerà... Mid season fa parte delle ranked, Non mi fa impazzire questo accento inglese. La safe, secondo me, dovevano aggiungere almeno un bagliore un po' più forte sotto, perché così tanti si sbaglieranno e moriranno fuori safe. Questa è presunzione. Magari no, mi sbaglio, però. Sì, si vede meglio la linea del cerchio, ma non si vede, cioè bisogna vedere quando stai dentro, se capisci che sei all'interno. Ma vedi che i colori sono diversi dalla mappa. Ma swag come cazzo ha registrato? Col culo. I creatori della mappa sono gli stessi di Robert. Minchia, dentro è fatta troppo bene. Gli edifici sono fatti troppo bene. Questa mappa potrebbe dare il cazzo anche ad Almazra, secondo me, L'unico motivo per cui non dà totalmente le palle ad Almazra, secondo me, è perché Almazra ha le ranked. Ma non so convinto se mettono le ranked su Almazra e su questa, dove giocherebbe la gente, Perché sta cassa c'ha sto colore? È carina, cacchio, è carina. Beh, esteticamente, raga, è troppo più bella, però, raga, onestamente, Ashika Island è proprio spazzata via, totalmente. Ashika Island, guarda qua. Poi si vede tutto, è molto luminoso. La zipline sulle scale? Carina.
Oddio, oddio, questa mi ricorda. Ma raga, mi ricorda troppo il tettone di ospedale, sto pezzo qua con i sassolini. È Train Station, porco de due, è vero, raga. Puoi entrare dentro quel tubo? Ti prego, dimmi di sì. Ti prego, entra nel tubo. Entra nel tubo, io la prima cosa che avrei fatto. Entra dentro quel cazzo di tubo. Dai, dai, quel tubo giallo, sì, sei attirato. No. Che palle, oh. Qua il sole dà meno fastidio di quello di Swag. Quello di Swag era proprio troppo acceso. Ok, però reggono più. Minchia, questo è Downtown, raga. Sembra che stai su Downtown. Le casette quelle in basso a destra, ve le ricordate? Quelle là in basso a destra, vicino al porto. Che c'erano i tettini così. C'erano quei palazzi che all'inizio era impusciabile. Poi dopo hanno aggiunto, dopo 6 anni, hanno aggiunto una scala. Ok, questa qua è la cassa, quella che c'era su Caldera. Hanno cambiato colore, invece che rosa, rosa è diventata blu. Perché lui la apre, ci sono le sue armi. Custom SMG, Bell, c'è il suo loadout qua, le armi del loadout. Comunque gli HP in più si fanno sentire, eh. Qua sareste, questo... Questo sarebbe morto due anni fa. Questo qua era morto. Hanno messo il Dolphin Dive Cancer. Praticamente salti, stoppi e rimani volando. Voli. I cecchini, nessuno ha giocato i cecchini, ragazzi. Ti fa capire quanto sono forti i cecchini. Nessuno di loro. A meno che un peg abbiamo visto. Adesso aveva un cecchino. Bella l'acqua. Negozietti. Tutto uguale costa. Tutto uguale costa. Ok, non hanno modificato niente allo shop. Ci sta. Ah no, forse sì. Scusa, non costavano 2000 le casse? Le casse non costavano 2000? Mo hanno messo 2005? Hanno alzato un po' qua. Forse nelle ranked costano 2000. Boh, guarda, questo è il parcheggio di Verdask, raga, dai, oh. È uguale. È similissimo che, che salivi qua sotto airport, tu. Oh. Scale più larghe, hanno capito che devono fare scale più larghe, sennò ci si mette Savi incastrato. Comunque, oh, per essere gameplay PlayStation 5, oh, se vede bene gira da paura, oh. Questo è gameplay PlayStation 5. A me non mi pare che lagga, eh. Oh, stanno a girare bene, eh. Mi sta succhiando le palle. Questa mi ricorda invece, sta parte qua. Vi ricordate quando stavi a Prison e c'era il sotto e passavi sotto ai cancelloni, tipo, e c'erano le due entrate laterali e passavi sotto nelle segrete del castello? Praticamente sali sulla libreria. Fa vedere un po'. Sì, carina sta cosa qua. Figa, figa, figa. Mi piacciono i cambi di ambientazione, che passi da una cosa che stanno a costruire ai tetti, alle cose. È molto figa la mappa. Sembra tipo un set cinematografico qua, raga. Cioè, passi dal museo, da una notte al museo, e arrivi al quartiere a luci rosse americano. Che è americano di Amsterdam. Almeno questa è un po' diversa. Il problema di Almazra, raga, anche l'aveva pure un po' Caldera, secondo me. Erano mappe troppo uguali. Una troppo verde. Per carità, bella. A me Caldera mi piaceva un botto, eh. Però una era troppo verde. E questa di adesso Almazra, io l'ho detto. Cioè, tecnicamente è fenomenale, è bellissima. Però, come sensazioni, dopo un po' è monotona, raga. È troppo marrone. Anche gli edifici. Rotto le palle, non c'è un cacchio là. È tutto marrone. Poi, per carità, tecnicamente è bellissima perché non gli si può dire un cazzo. Perché non ci stanno punti morti. Si può salire. I sassi non sono spigolosi. Si sale ovunque, si scavalca, quello che ti pare. Però vedete questa qua, già è diversa. Ci stanno mille colori in più. E questa qua mi ricorda troppo più una mappa veramente, veramente moderna. Cioè, questa è più Modern Warfare 2 delle altre, secondo me. Oddio, qua mi ricorda. Mi ricorda troppo i fight a Promenade East, ragazzi. Era Promenade dove c'erano i palazzi in costruzione. Pure qua, vedi, che te vuoi mettere qua. Chissà se ci stanno i coffee shop.